Andiamo direttamente al testo. Chi ce la fa legge il testo greco, chi non ce la fa legge il testo italiano, o linea 39 o linea 48. Non c'è nessuna difficoltà. Ciò che è stato evidenziato nel testo italiano, diciamo, è più preciso di ciò che è stato evidenziato nel testo greco. L'opera, gli Atti degli Apostoli, è indirizzata a questo Teofilo. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece ed insegnò agli inizi. Una traduzione con la manica larga. Io non c'entro con la traduzione del Nuovo Testamento. Ma chi conosce un po' di greco, se va sopra la prima riga, la linea 39, all'inizio della seconda sottolineatura, trova il verbo erxato, che bisogna tradurre con incominciò. Il Gesù, poiein a fare, tecai didaskein, e a insegnare, incominciò. Non Gesù fece ed insegnò dall'inizio. No, no, lui ha solo incominciato. Erxato. Perché la Chiesa ha piena convinzione di star continuando quello che lui ha incominciato. L'insegnamento della Chiesa non è solo ridire quello che lui ha detto, ma è anche comprendere ciò che lui ha fatto e dire ciò che lui ha fatto una volta capito. E quindi l'insegnamento della Chiesa ha una superficie molto più grande dell'insegnamento di Gesù. Ha uno spazio più ampio. Gesù ha incominciato il cristianesimo, ma chi lo sta continuando è la Chiesa, e questa continuazione non è la fotocopia e basta di ciò che Gesù ha detto, ma è anche la comprensione di ciò che ha fatto e la comprensione di chi era. Per questo, con sapienza, Luca dice che Gesù ha incominciato a insegnare e a fare. Fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Questo Spirito Santo esce fuori alla linea 50, guarda caso, ed esce fuori alla linea 55. Quindi noi abbiamo un brano che è spaccato in due unità. Una prima unità è formata dal versetto 1-2, una seconda unità dal versetto 3-4-5. Provate sempre ad osservare, io vi ho insegnato che un testo non va mai capito a livello di contenuto, se prima non va capito a livello di forma. Dunque, due testi. Chi sono i protagonisti nel primo testo? Beh, c'è questo cosiddetto mittente extradiegetico, cioè questo personaggio che si trova fuori dal racconto e che parla autoritativamente e che dice: nel primo racconto ho trattato. Questo io che sta parlando non fa parte del racconto. Questo è un primo personaggio che troviamo. Poi c'è un secondo personaggio, questo Teofilo, che abbiamo già trovato all'inizio del Vangelo. Questo Teofilo che si trova all'inizio del Vangelo, chi è? È difficile dirlo. C'è un'ipotesi, ma è un'ipotesi. E ciò che è ipotesi non è certezza. E l'ipotesi dice così: stiamo attenti che nel libro del Vangelo questo Teofilo è accompagnato da un aggettivo, cratiste. Chi conosce un po' di greco sa che questo cratiste è un superlativo irregolare di agathos,
Però nel primo secolo veniva adoperato in maniera formale per indicare i grossi personaggi dell'impero. Quindi più che tradurre illustre Teofilo come fanno alcuni, sarebbe più onesto tradurre onorevole Teofilo. Era un titolo sociale, era un titolo fisso. Seconda cosa, il testo del Vangelo dice, io ho fatto ricerche accurate, ho fatto anche un racconto ordinato, o onorevole Teofilo, perché tu ti possa rendere conto, e normalmente nelle nostre Bibbie si traduce così più o meno, di ciò che ti è stato insegnato, perché c'è il verbo catechei, dunque della validità degli insegnamenti che hai ricevuto. Oggi si mettono tanti dubbi su questa traduzione perché il verbo catechein nel primo secolo non era ancora un verbo ufficiale della Chiesa, che la Chiesa adoperava con un concetto ben preciso e che ci risuona in maniera familiare nelle orecchie. Per cui da catechein deriva la catechesi. Non è così, perché nel primo secolo la catechesi nella Chiesa nascente viene chiamata Didache per distinguerla dal kerygma. Il kerygma era la predicazione che si faceva ad extra, cioè fuori della Chiesa, ai pagani o agli ebrei che non conoscevano Gesù Cristo. La Didache invece era l'approfondimento catechistico dentro la Chiesa. C'erano queste due forme di teologia e di comunicazione. Nel secondo secolo, invece, il percorso che viene fatto dai catecumeni si chiama catechesi e viene adoperato questo verbo. Quindi, se vogliamo essere onesti verso la filologia, questo catechei non apparteneva ancora al vocabolario della pastorale della Chiesa, ma era un vocabolo che apparteneva esclusivamente al vocabolario giuridico dell'impero. Ed era quel vocabolo che indicava le informazioni che il giudice delle indagini preliminari riceveva per poter mandare a giudizio o meno qualcuno. E da qui nasce quella famosa teoria secondo la quale l'opera di Luca sarebbe questo documento giuridico che serviva all'avvocato di Paolo per affrontare l'eventuale processo che ci sarebbe stato. Non a caso, gli Atti degli Apostoli finiscono prima del dibattimento giudiziale, in cui Paolo verrà assolto o condannato, non lo sappiamo. Su questo scritto iniziale, poi, Luca avrebbe lavorato parecchio e avrebbe fatto il Vangelo da una parte e gli Atti dall'altra. Lavorato parecchio significa che ha aggiunto moltissimo materiale e queste aggiunte si possono vedere benissimo. Se le cose stanno così, Teofilo è Seneca. Perché non stiamo facendo esegesi? Ci perderemo tutta la mattinata a spiegare questa cosa. Ma sappiate che una delle ipotesi abbastanza seria, è sempre un'ipotesi comunque, è questa. Perché è dedicato a Seneca? Perché Seneca, che doveva giudicare Paolo, doveva conoscere che cos'era il cristianesimo, prima di giudicare un suo protagonista. Chi invece dice no, Teofilo è un neoconvertito ricco che ha sovvenzionato le due opere e quindi è il destinatario onorifico di queste due opere. Tutte e due le ipotesi hanno una loro validità e proprio per questo restano ipotesi tutte e due. Il terzo protagonista è questo Gesù. Il quarto protagonista sono gli Apostoli. Il quinto protagonista è lo Spirito Santo. Di questi cinque protagonisti scomparirà immediatamente Teofilo, ma gli altri quattro saranno perennemente presenti
in tutte le pagine degli Atti degli Apostoli. Questo è il primo brano, versetto 1, versetto 2. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece ed insegnò all'inizio, fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Proviamo a vedere la seconda parte. Egli, Gesù, si mostrò ad essi, gli apostoli, vivo dopo la sua passione. Notate che non c'è la parola risurrezione. Non c'è. Perché? Perché Luca è un uomo di cultura greca, quindi una persona molto precisa nell'uso delle parole. Non si può adoperare la parola risurrezione per il figlio della vedova di Naim, per la figlia di Giairo, per Lazzaro, e poi adoperare la stessa parola per la risurrezione di Cristo. E allora la evita. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove. Questo è il classico linguaggio dello storico. Qui non c'è l'uomo di pietà che si meraviglia di fronte alle apparizioni di Gesù, come qualcuno si meraviglia di fronte alle apparizioni di Maria. Qui c'è uno che dice, signori miei, c'è stato questo episodio perché queste sono le prove. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove per 40 giorni. E qui casca l'asino. Per quanto tempo gli ebrei restano nel deserto? 40 anni. Per quanto tempo Gesù vive il digiuno nel deserto? 'Quello che occorrerebbe a me e a qualcuno di noi. Non è così. Non è così. Con pazienza e anche con prudenza noi dobbiamo riscoprire il valore della gematria, cioè il valore non quantitativo dei numeri, ma il valore concettuale dei numeri. Il valore concettuale dei numeri nel mondo antico è importante tanto quanto le parole che veicolano concetti. Dire 7 non è qualche cosa di quantitativamente numerabile. Dire 1 non è quantitativamente numerabile. Potrebbe avere valore aritmetico, ma di solito ha valore comunicativo. È un concetto che ti viene comunicato. Pace a voi da parte di colui che era, che è, che questa viene, immagine dunque di Gesù pastore che viene sostituito in questo caso da Simone è l'immagine prima della teologia del primato petrino. Chi sono quei 7 spiriti? È l'immagine che resta. Gabriele, Michele, è molto importante perché oggi come oggi, dove stiamo vivendo in una marmellata del tutto è possibile, tutto è giusto, forse vale la pena recuperare alcune idee madri. Giovanni Paolo II diceva che certamente il primato di Pietro lo si può gestire in tanti modi. Gesù fatica. Il primissimo padre della Chiesa che parla in maniera, fra virgolette, teologicamente seria del primato petrino è un vescovo turco che faceva il vescovo in Francia. Ireneo di Lione, la linea 51-52, il quale dice, vivo dopo la per noi cristiani per è chiaro giorni, che il Vescovo di Roma ha il primato. Parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Gesù fa da rabbino e gli apostoli fanno da discepoli del rabbino. E devono studiare, e studiare costa fatica, cioè devono imparare. E la lezione del rabbino si impara in 40 giorni. Quindi capite che questo 40 è puramente comunicativo. Cioè come se Luca dicesse
Ed è stato impegnativo quel periodo tra la resurrezione e l'ascensione. Quanto è durato? Un giorno? Una settimana? Un anno? Voi forse mi dite, Don Renato, un anno è troppo. Mica vero, eh? Nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli noi troviamo 120 cristiani. Circa. Cioè, è un numero credibile. Perché quando il numero è simbolico è sempre precisissimo. 153 grossi pesci, ma figurati. 12.000 segnati della tribù di Giuda, figurati. Circa 120, vai tranquillo che sei a posto. 120, subito dopo l'ascensione. Vero? Bene. Voi conoscete a menadito il 15° capitolo della prima lettera ai Corinti. Ditemi di sì e vado avanti. E in questo capitolo, dopo il credo storico, dopo la confessione di fede, Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risorto, il terzo giorno secondo le scritture, ed è apparso a Cefa e quindi ai dodici. Dopo questa dicitura c'è un'ulteriore dicitura. Poi, dice, Cristo apparve a più di 500 adelfoi, cioè cristiani, sono fratelli. Ma se erano 120, questi 500 da dove vengono fuori? Erano 120. Noi sappiamo che il giorno di Pentecoste si convertono in... Allora, da 120 tirar fuori 500 proprio no, ma da 3.000 tirar fuori 500 è possibile. Non tutti andavano a messa, come noi oggi. Già la lettera degli Ebrei lo dice con chiarezza, che non tutti frequentano il giorno del Signore. Quindi è un vizio dei cristiani fin dalle radici. E allora qualcuno ha detto, piano, Gesù appare, ascende al cielo e cessano le apparizioni. C'è la Pentecoste con i 3.000, quell'apparizione ha più di 500 fratelli, dove la si colloca? Cucù. Allora molti biblisti neotestamentaristi dicono, ok, noi abbiamo un periodo cosiddetto ufficiale di apparizione di Gesù, poi non è detto che Gesù non sia apparso ancora. E probabilmente Paolo sta comunicandoci una di queste apparizioni, chiamiamole scherzosamente sovranumerarie, in cui Gesù appare a 500 di loro. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, sta facendo dei numeri. Quindi prima gli 11, poi 500 fratelli, poi a Giacomo, poi a Paolo stesso. Ora, se Cristo appare a Paolo sulla via di Damasco, nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, e la ascensione avviene nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, che ci piacciono, no, bisogna ammettere che ci sono altre apparizioni, anche oltre l'ascensione. Oppure bisogna ammettere che l'ascensione non è avvenuta subito dopo la resurrezione, 40 giorni dopo. Bisogna allungare i tempi, quanto non lo sappiamo. Potrebbe darsi un anno, non lo sappiamo. Quindi ciò che noi giustamente celebriamo 40 giorni dopo la festa di Pasqua è una celebrazione legata al valore numerico di quei 40 giorni, non al valore significativo di quei 40 giorni. Il classico computo
che la comunità cristiana fa, senza pensarci troppo, quando ha a che fare con i numeri della Bibbia. Gesù a quanti anni è morto? Chiunque risponde a 33 anni, perché a 30 anni ha cominciato l'apostolato. Poi fate qualche piccolo scavo più serio e vi accorgete che Gesù ha cominciato invece il suo apostolato in zona circa 30 anni e muore verso i 36, che vuol dire dal 33 al 36. Perché se nasce nel 6 avanti Cristo e nel 30 dopo Cristo il sabato collima con la Pasqua, non è che abbiate tante scelte da poter fare. Dunque, quei 40 giorni lì bisogna prendere con molta delicatezza, senza fare conti di tipo cronologico che sono più manifestazione di ingenuità che di approfondimento. Mentre si trovava a tavola, questa è una gran bella roba, e sapete perché? Luca è un greco, e il suo Vangelo è scritto per i greci. E dove i greci fanno grande cultura? Nei simposi, cioè mangiando e bevendo. E discutono. Uno dei più grossi filosofi dell'umanità, Platone, scrive il Simposio. E se voi leggete gli atti degli, scusate, il Vangelo, guardate che avete diversissimi episodi di Simposio, dove Gesù dice delle cose importantissime proprio mentre sta mangiando. Al capitolo 5 di Luca, Gesù sta mangiando con i peccatori e i pubblicani e lo rimproverano. E lui dà la prima mazzata agli scribi e ai farisei. Prego. La tavola era come diciamo noi, poi non si è detto, io ho visto che in una chiesa di Indonesia, l'ultima cena, non si è detto, io vi do i dati, poi le conclusioni le tirate voi. Capitolo 7 di Luca, altro simposio. E siamo in casa di Simone, il lebbroso, che vuol dire che è stato guarito da Gesù, sto tizio. Entra una corpivendola. Sì. Chi che vende patate, chi che vende pomi, la fruttivendola e chi che vende qualcos'altro. E il testo dice esattamente così, che lei si inginocchiò ai piedi di Gesù. È andata sotto la tavola? Beh, insomma. Sarebbe stato opportuno che le tavole fossero di cristallo. Dice che con le lacrime ha bagnato i piedi, con i capelli ha asciugato i piedi. Profumo. Se lui era seduto come noi, era una cosa impossibile da farsi. Se era seduto alla maniera beduina, lo shulchan è questa pelle grande dove ci si siede sopra, il piatto lo si mette al centro, posate non ce ne sono, e tutti quanti dallo stesso piatto con le mani, poi vi viene il movimento peristaltico e dovete correre ai ripari. Oppure bisogna ammettere che adoperassero l'uso romano. Tavolo e a spina di pesce distesi. Sembra che questa sia la posizione di Gesù mentre mangia. C'è l'indizio di questa donna che va dietro, non disturba nessuno e fa tutte queste operazioni. Ma ce n'è un altro di indizio.
Nell'ultima cena, il discepolo che Gesù amava, che fa? È vero che era giovane e poteva non aver male alle cervicali, ma essere seduti e poggiare la testa sul petto del maestro è un esercizio fisico non indifferente. Se voi invece trovate i convitati distesi, il problema non è difficile. Vi è chiaro? Sembrerebbe dunque che in questi simposi, se non in tutti, almeno in questi due, ultima cena e simposio a casa di Simone il Lebbroso, Gesù avesse mangiato alla romana, alla greca, chiamate come vi pare. Non abbiamo documentazione per poter dire che lui ha mangiato alla beduina. Non c'è. Sappiamo che hanno mangiato la beduina, la gente che ha mangiato i pani moltiplicati miracolosamente, perché Gesù dice, fateli sedere. Quindi si sono seduti, ha mangiato la beduina, gambe incrociate, via, sul prato. Ma per il resto non abbiamo altre notizie. Quindi quello che lei ha visto è un'interpretazione. Se noi andiamo in Africa, Gesù bambino è nero, perché la statua è in ebano e anche la Madonna è nera, ma la Madonna nera non fa notizia. Voi andate a Castelmonte e senza essere in Africa la Madonna è color cioccolato. Quindi le Madonne nere non fanno notizie. Sono forme culturali di un certo tipo, per cui massimo rispetto per ciò che è il dato storico e massimo rispetto per questa rilettura che le comunità cristiane fanno. Voi andate in Giappone e avete un Gesù con gli occhi a mandorla, la Madonna con gli occhi a mandorla, i santi con gli occhi a mandorla. Un modo per dire, lui è dei nostri. Ma se lo fai troppo tuo, non è degli altri. Mentre si trovava a tavola, dunque vi dicevo che Gesù a tavola fa delle cose straordinarie. Annuncia il principio che lui è venuto per i peccatori, non per i santi. A tavola annuncia un altro principio che ti fa tremare le vene ai polsi. Molto è perdonato a chi molto ama, non a chi riceve 10 assoluzioni. Noi abbiamo una specie di meccanismo automatico per cui chi riceve la soluzione è perdonato. Ebbene, mica vero, eh? O meglio, è vero, ma non è l'unica verità sul perdono. Perché la letteratura neotestamentaria ti dice anche che la carità perdona. E se tu prendi un uomo, una donna di cui sei persona amica e pian piano lo accompagni verso la fede, questo è perdono per i tuoi peccati. Quindi non esiste solo il sacramento della riconciliazione come perdono. Gesù dice, quando tu ami e ami disinteressatamente, quello è strumento di perdono per te. Quando tu aiuti, hai questo senso di generosità e lo pratichi verso chi ha bisogno, che significa non solo dare cose, ma anche dare il tuo tempo, dare la tua comprensione, dare la tua cultura, dare con generosità. Anche questo è perdono. Preoccuparsi che l'altra persona possa avere gli strumenti di salvezza, poi deciderà da sola cosa fare. Anche questo è strumento di perdono. Ci siamo dimenticati che nella Chiesa esistono tanti canali del perdono, non solo il sacramento. È scritto, basta leggere. A tavola Gesù istituisce l'Eucaristia. A tavola Gesù istituisce il sacerdozio. Mica va nel Tempio per istituire il sacerdozio o l'Eucaristia, a tavola.
E quindi nessuna meraviglia che anche dopo risorto questa bella qualità lui la continui.